benvenuti in un nuovo video. Allora, come vedete sono ripartita bella a bomba quest'anno a fare video, soprattutto video do it yourself, perché ho un sacco di idee da fare di do it yourself e per primavera poi ragazzi proprio ne ho un progetto che riguarda una cosa questa qui che poi vedrete verso marzo-aprile, poi vedete c'ho proprio boom. Allora, come sapete, la cucina di solito è il posto in cui regna di più il caos, perché ci facciamo sempre prendere la mano, soprattutto noi donne, ci facciamo sempre prendere la mano da prendere sempre mestolini, cosini, cucchiai, forchette, coltelli, posate, cacchi vari. E allora cosa ho pensato di fare? Siccome Alessia soprattutto in questo periodo, cioè è già un po' di tempo, ha preso la brutta abitudine di aprire tutti i cassetti di casa. E tra questi anche i cassetti della cucina, che comunque sono abbastanza pericolosi comunque per un bambino piccolo. Quindi ho deciso di creare un portaposate con una scatola di legno dell'IKEA, dei vasetti dell'IKEA e delle viti. Cioè proprio quella roba che veramente, cioè, Giovanni Mucciaccia scansa, proprio, cioè, proprio. La semplicità fatta do it yourself, secondo me, perché la scatola è questa, adesso ve la faccio vedere. La devo ancora montare, quindi questa è la scatola di legno che andremo a montare, che è la Knaglig. Vediamo un pochino, forse riesco prima a farvelo vedere che a dirvelo. Questo è il nome. Knaglig. Quindi, cosa ci servirà appunto per questo do it yourself? Questa scatola di legno da montare, le sue viti, le viti in dotazione con la scatola ovviamente. Dei vasetti di metallo, questi sono vasetti per fiori, quindi dei semplici vasetti di metallo, io li ho presi rossi perché mi piacevano rossi, e poi hanno anche il cuoricino, quindi sono carro. Avvitatore. E tante viti! Io non so quale viti dovranno andare, saranno giuste per avvitare i vasetti alla scatola, quindi ne ho prese un po'. Quindi adesso con la nostra telecamera esterna dall'alto vediamo come montare questa scatola prima di tutto. Ho preso le istruzioni perché sennò non ci capisco una beata ceppa. Quindi prima dobbiamo montare la struttura esterna, come fa vedere qui. Quindi dobbiamo montare prima la struttura con le viti quelle piccole e poi subito dopo mettere diciamo le assi sotto, ossia questa qui più grande. Quindi adesso andiamo a montarla con le viti quelle più lunghe. Ok, quindi vediamo un pochino che papocchio viene fuori. Che poi è anche utile perché la possiamo spostare perché ha questi manici. E adesso andiamo a mettere, girando così la nostra struttura, andiamo a mettere la parte sotto con le viti quelle lunghe. Thank you.
ad avvitare i nostri vasetti. Siccome vedo comunque che non è tanto spesso il fondo, credo che bastano anche delle viti piccole, non troppo grandi, ecco. Quindi andiamo a mettere i nostri vasetti. Sono anche perfetti perché sono piccolini questi vasetti, quindi ci entrano perfetti. Perfetti. Allora, diciamo che io ne ho presi 3, però 4 ci stanno tranquillamente. Adesso vi faccio vedere dall'alto. Vedete? 3 ci stanno tranquillamente senza problemi. 4 anche ci stanno tranquillamente senza problemi. Adesso li andiamo ad avvitare. Intanto però faccio caricare un attimino l'avvitatore perché mi ha leggermente abbandonato e poi finiamo questo lavoretto. Allora, vi faccio vedere. Siccome non mi riesce di attaccarlo al fondo, quindi adesso faccio una cosa. Invece di attaccarlo sul fondo, lo attacco sulla parete qui, vedete? Su questo punto qua. Non importa che sia troppo preciso, nel senso. Forse però è meglio una vite un pochino più lunga a questo punto. Vediamo un po'. No, forse ci basta anche questa piccolina. Quindi, come vedete, un attimo che provo a spostare un po' più indietro, ok? Forse da così mi riesce meglio. Vediamo un po'. Vediamo se ce la facciamo, ragazzi. Entro Natale magari, entro Natale di quest'anno. Scusate se non ve lo faccio vedere, ma semplicemente vado ad attaccare la vite alla parete. Vediamo un po' se ce la facciamo, eh. Ok ragazzi, con le viti ho dato forfè perché non ce la facevo, mi ci stavo anche un po' incacchiando, quindi cosa vado a fare? Sto scattando la mia pistola per la colla a caldo e semplicemente li vado a incollare con abbondante colla a caldo sul fondo della scatola. Vediamo se così riusciamo a fare tutto, eh? Adesso aspetto che si asciughi la colla e poi abbiamo finito. E questo è il risultato. Qui ci sta anche un altro barattolino, però come ho detto io per sbaglio ne ho presi solo 3, perché ne avevo presi 4, ma uno era quello da esposizione, quindi non potevo portarmelo via, e sì che per adesso ne ho presi 3. Poi quando tornerò all'IKEA ne prenderò un altro e lo metterò insieme a loro. Comunque questo è il risultato. Io sono molto soddisfatta, anche se le viti per avvitare mi hanno fatto un po' penare perché non mi riusciva, quindi ho dato forfè con l'avvitatore e li ho semplicemente messi con un po' di colla a caldo. Questo ovviamente è un portaposate, non è uno scolaposate. Lo scolaposate avrei dovuto forare tutto quanto e non avevo voglia con il trapano di mettermi a trapanare alle 9 di mattina. Questo è il risultato. Come vedete comunque è abbastanza facile, cioè più che altro dovete avere un po' di pazienza con le viti, perché a parte io adoro avvitare, inchiodare, trapanare, incollare roba, quindi a me non mi frena assolutamente fare questi tipi di do it yourself, però appunto se non avete tanta pazienza vi sconsiglio di fare cose del genere. Io lo lascerò così, ossia con il legno grezzo, perché mi piace proprio che si veda il bello del legno, mi piace moltissimo. Voi volendo però potete dipingerlo del colore che volete, io semplicemente l'ho lasciato così perché mi piace di più. Quindi questo è il do it yourself finito, spero che questo video vi sia piaciuto e che sia stato abbastanza esaustivo e utile soprattutto, spero comunque di esservi stata utile. Ovviamente se il video vi è piaciuto spolliciate e condividete sui vostri social network, andatevi ad iscrivervi anche agli altri miei social network, i cui link li trovate tutti quanti in info box. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare la campanella per non perdervi le notifiche dei prossimi video che usciranno. Io vi saluto, vi mando un bacione grandissimissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!